Ugo. Io non vorrei insistere sul concetto, poi prima siamo andati avanti a parlarne con i ragazzi qui. Effettivamente c'è tantissimo da fare, c'è un mondo di opportunità intorno a voi e a mio avviso, ovviamente non è per tutti, perché poi non è che sono tutti gli imprenditori, tutti quelli che devono andare, però tra di voi che ce ne siano 10, io sono pronto a scommetterci, che ce Ma ne anche siano perché 15. quei 10 potrebbero Che poi quei 10 essere magari prendono altri 10 quelli che amici, altri esatto, 10 danno amici. lavoro ad Invece, altri se state 10. lì a aspettare che ci sia il bando pubblico, l'amministratore che magari, com'è che si dice, vi accozza e vi permette, hai voglia a porta in faccia, però quello è cercarsela anche un po', no? No, volevo dire che secondo me le porte in faccia possono essere anche un modo per testare Uno la stimolo, certo. convinzione in un progetto. Forgiano, ragazzi, posso dirvi Certo. questo, forgiano, le Sì, porte in faccia perché. servono per capire nella vita quanto si vale prima di tutto e poi quanto è difficile crearsi uno spazio, ma forgiano, perché prima o poi dopo se sei uno che vale, la tua dimensione, il tuo spazietto, la tua soddisfazione personale la trovi. Aiutano ad allargarti le spalle, diciamo, a essere più Sì, perché forte davanti alle guardate, io difficoltà. credo, Don Ettore, non so se è d'accordo con me, piangersi Certo. addosso oggigiorno non serve più a niente. L'importante le sconfitte, sono pienamente d'accordo, le sconfitte ci forgiano, cioè ci fanno diventare più resistenti, si chiama la resilienza, forti di fronte alle sconfitte, alle difficoltà, ai fallimenti della vita, ci sono per tutti, anche per noi adulti nel nostro lavoro. Ragazzi, non arrendetevi, non cercate le scorciatoie in una sostanza, in una cosa che vi. Tenetevi forti voi, perché riuscirete sicuramente a sfondare. Io ringrazio Ugo, Grazie. ringrazio Don Ettore Cannavera. Domani sera tutti dentro.